Va ora in onda Spazio Aperto, a cura della testata giornalistica Pianeta Oggi TV. Buonasera, gentili ascoltatori di Radio Saiuz, radiosaiuz.it. Un saluto anche a tutti coloro che ci seguono dal network digitale, ricordo qualche nome di web radio e web tv tra telepiancavallo.it, Radio Piancavallo, quindi ondaradio.net da Trieste, radiofavoroveneto.it, radiovaldichiana.it, eccetera, Radio Reno Web, eccetera. Allora, prima di entrare nel vivo della trasmissione, vi ricordo che parleremo di Covid-19 e tutte le conseguenze che ci sono. Ricorderete sicuramente la trasmissione di ieri sera, sempre una edizione speciale di Spazio Aperto, dove avevamo in collegamento telefonico Giulietto Chiesa. Questa sera invece avremo un ospite molto importante che ci parlerà di come praticamente l'uomo fa fatica a stare da solo, fa fatica a stare in casa, fa fatica a stare nel nucleo familiare, cioè il nucleo familiare si agita. Ne parleremo di questo con Gaetano Pedullà, che è in collegamento con noi da Roma, amico dell'uomo, ricercatore. Prima però vi do alcune ultime notizie, perché sapete che questa è una trasmissione anche di informazione, quindi c'è un'ultima ora che ci arriva, dunque riaffiora la paura del contagio da coronavirus in Cina. Un'area della provincia dello Henan, dove vivono circa 600.000 persone, è stata sottoposta a misure di isolamento per il timore di una seconda ondata di contagi. Questa zona si trova immediatamente a nord della provincia da cui si era diffusa l'epidemia. In base alle nuove normative, i residenti devono avere permessi speciali per poter uscire e andare a lavorare, devono sottoporsi alla misurazione della febbre e indossare mascherine. Veniamo qui, diciamo, a casa nostra, in modo particolare zoomiamo l'attenzione nel nord-est Italia, in Veneto. Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, attende di vedere il provvedimento di stasera del governo. Poi il Veneto farà il suo, che sarà più restrittivo. Per quanto riguarda il farmaco Avigan, Zaia dice che stiamo per testarlo. AIFA ha approvato il protocollo di sperimentazione. In Giappone lo stanno somministrando a tutti i cittadini. Stiamo aspettando che ci arrivi per partire. Per quanto concerne i tamponi, sempre Zaia afferma che ne facciamo 11.000 al giorno, ma mancano i reagenti, altrimenti potremmo arrivare a 20.000 al giorno. Oggi forse il reagente potrebbe essere fatto in casa, made in Veneto. Negli ospedali di Treviso e Padova si stanno muovendo in questo senso. I test rapidi stanno arrivando. Sta circolando una notizia di tamponi fatti a domicilio, soprattutto a Padova, e lo ricordiamo, è una fake news, cioè una notizia che non è vera. Passiamo alle aziende. Si prorogherà tutto fino al 13 aprile, riempire le fabbriche con il contagio che non è sparito sarebbe inopportuno. Il governatore del Veneto fa anche notare che se questa epidemia ricapitasse fra qualche anno dovremmo spegnere l'interruttore subito. Per intenderci, dice, la sera di Bo Euganeo avremmo dovuto fare l'ordinanza per chiudere tutto, tutti a casa subito. In conclusione, il bollettino Regione Veneto parla di positivi, quota 9.625 da inizio epidemia, rallenta la curva dei decessi più 8, si attenua la pressione per i ricoveri in area non critica meno 14 e nelle rianimazioni meno 2. Torna a salire il numero dei soggetti in isolamento. Questo è tutto per quanto riguarda al momento le notizie, poi daremo un'occhiata anche magari nel corso della trasmissione a Conte, cosa ha detto. 21.45, ricordo questa Radio Sites, state ascoltando speciale Spazio Aperto. In collegamento con noi da Roma abbiamo, come vi avevo già accennato, Gaetano Pedullà, ricercatore e amico dell'uomo, che saluto subito. Gaetano, benvenuto tra noi e ben risentito.
Buongiorno, anzi buonasera Massimo, grazie, molto contento sempre di poter condividere e riflettere insieme a voi, ecco, nella trasmissione di Radio Saiuz. Grazie, grazie di cuore. Grazie, anzi te lo diciamo a te che ci dedichi del tuo prezioso tempo per far chiarezza su molti aspetti. Io vorrei infatti a tale proposito centrare l'attenzione, puntare l'attenzione, zoomare l'attenzione all'interno delle famiglie. Siamo tutti a casa, tutti fermi, eppure io ho notizie che a volte i carabinieri, a volte spesso, devono intervenire per calmare gli animi, perché praticamente sembra che all'interno di questi nuclei ci sia tensione, ecco, il nucleo familiare non va d'accordo e quindi ci sono dei problemi. Ecco, cosa po ci potresti dire a tale proposito? Ti do, come dire, carta bianca, ecco. Senz'altro, ma io penso che è un tema importantissimo questo, perché mette sostanzialmente a nudo quello che è una carenza, secondo me, molto marcata, della nostra società, anche della nostra propria vita sociale, che abbiamo condotto perlomeno fino ad oggi. Ecco, e provo a spiegarmi, Massimo e teleascoltatori. Non è facile da spiegare. Noi viviamo sostanzialmente in una società che ci impone dei ritmi di vita frenetici, o tante volte siamo anche noi stessi che ce li imponiamo perché non arriviamo a fine mese, dobbiamo guadagnare di più e quindi lavoriamo, facciamo gli straordinari oppure facciamo più lavori. In generale, diciamo che siamo abituati a riempire la nostra vita di una lunga lista di occupazioni, vuoi per appunto guadagnarsi il pane quotidiano, vuoi perché comunque non siamo abituati a stare da soli, non siamo abituati a stare con noi stessi, non siamo abituati ad avere un contatto con noi stessi, di comunicazione innanzitutto con noi stessi e poi di conseguenza anche con le persone che ci sono vicine. Più delle volte la vita familiare di una persona, diciamo media perlomeno, è una vita dove appunto non ci si incontra per la maggior parte della serata in famiglia e praticamente soltanto le ultime ore della sera con stanchezza, stress che deriva dalla vita lavorativa, alla fine si comunica in modo più delle volte freddo, rapido e poi alla fine non c'è nessun tipo di contatto, di vera e propria convivenza, cioè di stare insieme. Quindi è evidente che in questa maniera, diciamo sia a livello familiare, sia a livello interiore, in pratica c'è una frattura di relazione, nel senso che la maggior parte del tempo io non sono nella relazione e non sono quindi più abituato a stare nella relazione. Quindi nel momento in cui la vita, per cause di forza maggiore, e in questo caso dobbiamo stare a casa perché siamo di fronte a un'emergenza epocale, quindi di fronte a una causa così, la gente non, vengono fuori tutti i nodi al pettine, quindi le persone non sono assolutamente preparate per avere una convivenza così continuativa. Di solito accade nelle ferie, di solito accade in momenti specifici dell'anno o accade quando uno va in pensione. Infatti, anche quando uno va in pensione, almeno dalla mia esperienza di contatto con molte persone, anche lì, infatti, è stesso identico problema. I primi anni di pensione c'è tutto un nuovo equilibrio da ritrovare dentro la famiglia, visto che prima appunto l'equilibrio era diciamo molto diverso, cioè con contatti molto più sporadici. Quindi, secondo me, una delle cose più diciamo, importanti su cui dobbiamo lavorare è quello proprio di imparare a comunicare fra di noi, a comunicare con le persone che ci sono vicino, imparare a relazionarci con gli altri. Non siamo più in grado di farlo. Praticamente nella comunicazione facciamo un elenco che è una lista della spesa, di attività, una lista di attività. Ma non siamo abituati a parlare di noi, non siamo abituati a parlare di quello che proviamo profondamente, di quello che ci suscitano, di quello che ci suscita la vita, le situazioni di vita del quotidiano. Siamo abituati ad affrontare i temi frettolosamente. Adesso non dico che tutti siamo così e non si può generalizzare, ovviamente. Ma diciamo molti, molti siamo in questo modo, Massimo. Per cui
Per cui ecco il discorso che uno degli aspetti che ha indotto la situazione sicuramente del Covid-19 è che forza comunque le persone ad avere un contatto intimo con le persone familiari, molto più strette, con se stessi. Ecco, e come posso io avere un contatto sereno con chi mi sta vicino? Ecco, come? In che modo? Ecco, potrebbe essere una domanda, sì. No, perché Sì. io mi domando questo, perché lo vediamo un po' anche, magari, ecco, non ne ho parlato, ma penso che tu possa dirlo molto meglio di me, con molti più dati alla mano, la mancanza di diciamo, conoscenza di noi stessi, la mancanza di sentire quello che accade dentro di noi fa sì che noi nella vita poi concretamente siamo completamente manipolati da quello che accade dentro di noi. Quindi faccio un esempio concreto, magari in una situazione di panico collettivo io non sono in grado di affrontare il panico, non ho nessuna preparazione a riguardo, mi lascio completamente dominare e trascinare da questo stato d'animo e quindi entro sostanzialmente in un'onda dove entro nel supermercato con ansia, dovendo raccattare più viveri possibili perché sono appunto in preda di questa onda di panico e non mi interesso più della persona che mi sta vicino, anzi divento scontroso, aggressivo, anzi no, non voglio nemmeno, cioè divento completamente egoista, bestiale. Ecco, questo è un esempio tipico. Oppure il fatto della superficialità, di non dare, no, importanza sufficiente a un argomento o a una situazione che invece è grave. Ecco, per cui, e questo magari per paura di affrontare la realtà e quindi di affrontare quella che è la vita con le sue difficoltà, anche la realtà attuale, che è una realtà che comunque c'è, adesso l'abbiamo capito. E come dicevi tu, se l'avessimo fatto certe cose sin dall'inizio, come dicevano certe notizie precedenti, magari ecco, la prossima volta agiamo prima, ecco, sapendo. Per cui, cosa voglio dire? Voglio dire che sostanzialmente l'individuo in pratica è per lo più incapace di stare con se stesso e non sa affrontare le proprie tematiche interiori, quindi ne diviene dominato, quindi viene dominato dalla paura, viene dominato dall'egoismo, viene dominato magari anche da un senso di incertezza, di inadeguatezza. Molte persone, molti di noi si sentono inadeguati, vengono dominati dalla tristezza, dall'infelicità, di una vita che magari uno vorrebbe in modo diverso. E siccome non c'è cultura, non c'è una modalità con cui prendersi cura di certi stati d'animo, poi certi stati d'animo determinano delle azioni deleterie, anche se noi vogliamo fare del bene, vogliamo essere, diciamo, agire in modo etico, no? Per costruire tutti adesso, insomma, almeno io, ma tante persone che conosco, vogliamo costruire un mondo migliore, vogliamo, diciamo, trasmettere valori di cooperazione, ma anche maggiore cultura, maggiore attenzione anche, no? A quella che possono essere, diciamo, certi rischi, ecco, o anche attenzione a quello che può essere proprio il cooperare fra di noi. Ecco. Quindi tanti di noi hanno belle idee, hanno bei propositi, cercano di migliorare, sono tante le persone che vogliono questo, però poi il problema è, siamo in condizione di farlo? Se poi io magari ho tutti questi buoni propositi, ma la paura, l'ansia, l'angoscia collettiva è talmente forte che io mi lascio trascinare e non è che è una colpa o che io, è proprio non ci riesco. Non ci riesco perché è qualcosa più forte di me. Per cui questo no, è un problema, secondo me, di fondo, che proprio manca un dialogo interno con noi stessi, come lo manca dentro di noi, lo manca anche, manca questo dialogo anche dentro le famiglie. E quindi è tutta una catena logica, che praticamente però parte proprio dal di dentro, da una nostra incapacità. Ecco, questo ci tenevo a far capire con maggiore forza anche a chi ci sta ascoltando, se no non è chiaro, no? Come uno può essere in balia di quello che accade dentro. E spesso uno dice, ah, ma sono gli altri che mi fanno del male, è il sistema, che sicuramente ci sono delle cose all'esterno di noi, ma ora è l'attenzione verso l'interno, se noi non ci prendiamo cura di quello che c'è dentro ci manipola.
ci manipola completamente senza che noi ci accorgiamo di quello che stiamo facendo. Agiamo in modo assolutamente irrazionale, egoistico, mettendo a rischio oltretutto anche la vita di persone come molti di noi, presi dal panico, presi dall'egoismo, alla fine magari senza volerlo però hanno esposto a rischio anche altre persone. Quindi assemblandosi tutti in un supermercato a fare la spesa per prima possibile, prima che chiudano o prima che vengano fatte scelte, ecco, sono scelte irrazionali, è un esempio. Ecco, per cui, secondo appunto me, è importante la cura di se stessi, imparare a prendersi cura di se stessi e concludo dicendo questo, Massimo, che nel momento in cui riusciamo a ritagliarci dei tempi di dialogo con noi stessi, di contatto con noi stessi e anche di dialogo dentro la famiglia, ecco che si trova un equilibrio molto migliore. E quindi bisogna trovare il giusto equilibrio tra quelli che sono gli impegni lavorativi, cioè obbligatori, perché comunque dobbiamo portare il pane in casa, ma bisogna trovare l'equilibrio con questo, ma anche poi un benessere familiare, un benessere individuale, senza il quale diventiamo dei robot col pilota automatico e quindi alla prima emergenza seria come questa vengono fuori tutti i nodi al pettine. Quindi ecco, a parte i discorsi che sono stati ampiamente sviscerati da tecnici, da esperti del settore, eccetera, eccetera, ma c'è anche, secondo me, un'emergenza interiore, proprio dovuta ad una lacuna di contatto con se stessi. Ecco, questo è un pochino la mia riflessione riguardo al tema di rimanere in casa e credo che alla fine questo aspetto è molto importante che da un lato può essere visto anche come un'opportunità positiva, perché come dicevo, anche se siamo dotati di tutti i più buoni propositi, non possiamo garantire azioni etiche. Se non ci prendiamo cura di quello che accade dentro e non facciamo un lavoro interiore, un lavoro di autoconoscenza, non possiamo garantire un atteggiamento azioni etiche, non possiamo garantire un futuro migliore perché le nostre problematiche interiori inficiano le nostre scelte, le nostre azioni, il modo in cui comunichiamo, non ci mettiamo d'accordo con gli altri perché abbiamo paura di essere traditi, di essere ingannati, quindi siamo malfidati, e quindi, ma anche se usiamo la ragione, cerchiamo di ragionare, ma certi stati a volte sono talmente forti che prima o poi, magari siamo intelligenti, stiamo attenti, tutto quello che vogliamo, ma prima o poi, se non ci si prende cura di certe cose profonde che ognuno di noi deve risolvere, deve portare in armonia, tutto ciò alla fine, prima o poi, ci manipola e ci fa fare delle azioni che non vorremmo. E quindi poi coinvolgiamo gli altri, coinvolgiamo la società, coinvolgiamo tutte le persone che ci sono vicine, e quindi come si fa? Quindi a dare origine a qualcosa di più bello, di più armonioso, dove appunto tutti possiamo convivere meglio gli uni con gli altri, con la natura, con gli animali, con le piante, con tutti gli esseri viventi, no? Che abitano il globo terracqueo. Ecco, per cui è un po' questa la mia riflessione oggi. È importante il contatto con noi stessi. Senza un contatto con noi stessi non siamo preparati a essere uniti come popolo, come persone, come individui, come famiglia, come gruppo. Siamo degli esseri rintanati nelle nostre paure, nei nostri aspetti oscuri e di lì non usciamo. Ecco, per cui io penso questo, Massimo. Non so se tu vuoi farmi qualche domanda. No, è chiaro, il quadro, sì, no, il quadro Gaetano è più che chiaro, quindi ci sono, è come dire, in chimica si usa la cartina di tornasole, in base ai colori poi si deduce delle cose. Qui abbiamo una cartina che ci fa vedere due problemi, uno esterno e uno interno a noi stessi praticamente, ecco che tu ben lo hai spiegato, ma io vorrei capire un attimo, come mai secondo te l'uomo, che voglio dire da lunedì potrei dire da lunedì a lunedì, insomma, è sempre, cioè, che corre tutta una corsa fino a mezzanotte, ecco, si andrà a dormire a mezzanotte e mezzo, l'una, dalla mattina alle 6, ecco, una volta non era così, oggi è più marcata questa situazione. Perché
Perché l'uomo non si ferma e inizia a guardarsi il valore che ha attorno? Dicevi prima tu le piante, gli animali, ecco, iniziare a guardare la natura, no? Che è una meraviglia, e cominciare a dire: ma questo è il valore principale che sto trascurando, non penso mai a questo e penso alla corsa, e sempre per motivi di denaro, perché in mezzo c'è sempre questa componente, no? Lo sterco del demonio. Ecco. Su questo possiamo dire qualcosa, dare anche un suggerimento a chi ci sta ascoltando, cioè Ci sono due iniziare a motivi. guardare quello che sta attorno. Prego, Gaetano. Secondo me ci sono due ragioni, una esterna che però è determinata da quella interna che è dentro all'individuo, perché dal mio punto di vista, cioè per come io concepisco la realtà, tutto quello che noi viviamo all'esterno è un riflesso di quello che accade dentro di noi. Ma ovviamente questo è un proclama, detto così non vuol dire nulla, però cerco di far capire il mio punto di vista. Allora, viviamo comunque in una società capitalistica dove esiste moltissima competizione e dove la produttività di beni di consumo è sostanzialmente al primo posto, perché è così da diversi secoli. Ecco, adesso io non voglio entrare in discorsi complicati, è solo per dare un cenno rapido e far capire subito. Quindi sostanzialmente il sistema ha bisogno di produrre e di generare denaro, generare beni, generare diciamo beni consumabili. Ora, che cosa accade? Che però l'economia non è sempre sulla cresta dell'onda, non è, per esempio, la situazione qui in Italia, ma anche in altre parti del mondo, non è, soprattutto nell'Occidente, non è come negli anni 80 o inizio 90, è comunque una situazione che già dal 2001, ma anche insomma dalla fine degli anni 90, ha incominciato a flettere a livello proprio di economia, per non parlare poi nel 2008 e per non parlare di quello che sta accadendo adesso, ma anche in altre tappe intermedie. Per cui diciamo che non c'è la stessa floridità che c'era magari negli anni 80. Ecco, per cui è chiaro che adesso per poter fare muovere la stessa quantità di risorse è necessario più lavoro, che la gente lavori di più. Quindi diciamo la gente ha meno soldi. Mentre magari le grandi multinazionali o le grosse imprese hanno sostanzialmente più ricchezza, quindi diciamo che la ricchezza è in mano di pochissime persone del mondo, proprio un numero ristretto di persone, mentre invece la maggior parte di gente appartiene praticamente a un ceto medio-basso. Ecco, sempre di più sta avvenendo questo, almeno dalle statistiche. Adesso non. Ecco, non volevo, però non voglio entrare tanto in questo dettaglio, è solo per spiegare che quindi il sistema richiede sempre più lavoro e proprio per essere competitivo, e però la gente ha sempre meno soldi o comunque ha meno potere, se vuoi, di acquisto. Ora che cosa accade? Quindi che la persona per poter mangiare deve lavorare, perché se no non ha i soldi e non può pagare diciamo, tutti quelli che sono gli impegni, non può onorare tutti gli impegni, non può pagare l'istruzione ai figli, non può mantenere la famiglia. È vero anche che oggi noi siamo molto più viziati rispetto a 30-40 anni fa, che avevamo bisogno di meno cose. Ora siamo molto dipendenti dalla tecnologia, sicuramente. Ecco, e questo è il discorso esterno. Quindi l'esterno chiede comunque un certo sforzo al lavoro, quindi un certo impegno e purtroppo oggi per poter portare a casa la pagnotta bisogna lavorare tanto, bisogna lavorare tante ore e si va in pensione tardi perché non ci sono i soldi di prima, perché la situazione non è florida come precedentemente. Poi il motivo per cui è così adesso non è ora motivo di esplorazione da parte mia, non importa. Certo. Esatto. Poi invece cosa accade? Che l'individuo, come si aggancia l'interiorità dell'individuo a questo? Che comunque l'individuo sostanzialmente l'essere umano medio, l'individuo in generale, non ha ancora una preparazione ad affrontare l'interiorità. E adesso io cerco di dare un taglio, se volete, spirituale a questo Sì, concetto. sì, Cioè, sì, sì. l'essere umano è un essere terreno piuttosto giovane e inesperto.
L'universo è abitato, esistono tantissimi popoli nell'universo, molto più avanzati rispetto all'essere umano. E l'essere umano è proprio all'inizio dell'evoluzione di una forma di vita intelligente, dotata di libero arbitrio. Per cui, dal mio punto di vista, ovviamente, poi ognuno chiaramente può pensare diversamente, ma io credo questo, cioè l'essere umano, essendo all'inizio, è ancora molto impaurito dalla vita. Ha bisogno di aggrapparsi a quello che è sicuro, ha bisogno di agganciarsi a dei punti di riferimento e quindi, poiché non ha ancora una percezione chiara dei regni divini, dei regni superiori, cosa che invece diciamo, in creature più evolute rispetto a noi invece è molto più evidente e chiaro la presenza, no, dei regni superiori perché proprio sono completamente permeate certe entità superiori che io ho incontrato, di cui ho esperienza diretta, ma ecco, anche questo non è argomento dell'incontro di oggi. E praticamente l'uomo, appunto, essendo così ancora all'inizio del cammino e così impaurito e poco consapevole dell'esistenza dei regni e dei reami superiori, dove appunto regnano stati di amore, di pace, di armonia, dove le società funzionano, dove tutto funziona appunto come dovrebbe, ma l'uomo, essendo ancora molto, molto, diciamo, impaurito, tende ad aggrapparsi a ciò che è sicuro e quindi non si rende disponibile ad aprirsi. È come se, questa sua paura, questa sua chiusura determina il fatto che l'uomo fa fatica diciamo, ad avere a che fare con l'interiorità, ne ha paura. Ha paura di affrontare quello che c'è dentro, ha paura sia di affrontare proprio le cose belle, quindi i contatti spirituali o eventualmente certi tipi di aperture, ma d'altra parte ha paura di affrontare poi il dolore, quindi la parte scomoda dell'interiorità, no? L'interiorità c'è un aspetto, diciamo, comodo che è quello dell'accesso ai reami superiori o al percettorio che questo può determinare, dall'altra c'è la parte scomoda che invece è affrontare comunque è il dolore. Quindi l'uomo in questo senso non è preparato. A volte si avvicina ai reami superiori attraverso la preghiera, attraverso la meditazione, attraverso certi esercizi corporei che venivano praticati millenni fa in Oriente. Ecco. Ma non è sostanzialmente ancora predisposto all'apertura verso quello che c'è dentro e quindi tende a sfuggire, tende a riempirsi la vita di impegni, tende a buttarsi sul fare senza essere, quindi fare per fare e certo, fare per fare anche quello che uno ama, ma poi per compensare anche, oltre questo, compensare delle carenze interiori, quindi per tappare certi traumi, certi buchi di cui si ha paura di prendere consapevolezza. E quindi uno diventa compulsivo, diventa accelerato, non è neanche più in grado di intavolare una discussione perché è completamente sfasata una persona quando proprio è accelerata, 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 perché deve fare, deve fare, deve fare, poi che cosa c'è da fare dopo, ma cosa devo fare fra 5 minuti, ma fra un'ora c'ho questo. So, è un continuo incalzare di impegni che da una parte possono anche venire dalla passione oppure da una necessità di sopravvivenza, ma dall'altro c'è anche una componente di compensazione del dolore. Quindi l'essere umano tende comunque a riempirsi proprio il tempo proprio per non avere a che fare con quello che accade, perché ne ha paura sostanzialmente e non ha strumenti, ha paura, uno, due, non ha strumenti. Quindi c'è assoluta, in questo senso, assoluta impreparazione. Per cui, ecco, secondo me c'è una causa esterna che comunque l'economia tira in un modo in cui, diciamo, c'è comunque un impoverimento che c'è stato negli ultimi 30 anni della classe media, quindi onestamente un lavoratore ora guadagna meno potere di acquisto e quindi deve lavorare di più per prendere lo stesso stipendio per poter dare da mangiare alla famiglia. D'altra parte ci sono nuove esigenze tecnologiche, quindi c'è bisogno di più denaro per mantenere i figli, molto più denaro. E dall'altra poi c'è una tendenza interna, ecco, sto facendo la sintesi, proprio a sfuggire da quello che è il contatto interno, perché se ne ha paura, perché l'uomo ancora non ha chiarezza dei reami superiori e ha paura di affrontare sia il lato bello,
del contatto con se stessi, sia poi il lato scomodo e spinoso che è appunto il dolore, lo stress, le insoddisfazioni di vita, si ha paura di mettere in discussione la propria vita, di parlare con gli altri, di arrivare a un confronto, di risolvere le cose insieme, perché poi magari si ha paura che l'altra persona si offenda, non sia d'accordo e quindi arriva la rottura, però poi così arriva la rottura ancora peggio. Perché a un certo punto se non comunichi, non esterni, neanche tu ti rendi conto, a un certo punto anche si crea un'esplosione dentro ai nuclei familiari, è inevitabile. Ecco, quindi penso che è interessante, secondo me, proprio fare questa lettura della realtà, Massimo. Certo, assolutamente sì. Ecco, in conclusione, tu hai toccato l'aspetto spirituale che ci sta anche in base alle tue esperienze. Ecco, su questo magari possiamo ritornarci con una trasmissione specifica presto. Ecco, potrebbe essere quindi anche un po' una prova per questa umanità. Come dire, avete distrutto mezzo pianeta, tutti gli incendi delle foreste, l'inquinamento, la fame nel mondo. Adesso basta, adesso vi fermate. Potrebbe essere un segnale, un segno, come dire, no? Una prova. Esatto, ma poi tra l'altro questo è una prova perché l'uomo sta fuori di sé, sta fuori di sé, attenzione, non nel senso che è matto. Intendo dire, è fuori da se stesso, nel senso che non ha il contatto profondo con se stesso e quindi riporta tutto all'esterno di sé, quindi non è capace proprio di interfacciarsi con te stesso e quindi in questo senso, in questo momento è un'opportunità affinché ogni persona cerchi uno di risolvere i problemi in famiglia, però per poterli risolvere deve prima trovare la calma dentro, quindi deve lavorare sul trovare la calma dentro di sé. E come fa a trovare una persona la calma? Da un lato ha bisogno di, come posso dire, di rilassamento, ma poi non basta il rilassamento se uno non affronta certe dinamiche interne irrisolte. Quindi serve una parte di rilassamento che uno può fare in tanti modi diversi, anche a volte con l'esercizio fisico o con certi tipi di esercizi, anche semplici, di respirazione, ma poi c'è da essere anche la parte dove uno cerca in qualche modo di portare pace in quelle che sono le proprie dinamiche alterate, interiori alterate. E questo poi permette, consente una comunicazione più sana all'esterno, un maggiore rilassamento e quindi poi un poter cooperare in modo più armonico con gli altri, con il pianeta, con la natura, che come stiamo vedendo, la natura ora sta respirando, cioè l'uomo arretra e la natura avanza. Quindi anche questo, cioè, quindi l'uomo deve recuperare, deve partire da se stesso. Poi allora questa riforma dentro di sé può portare a una riforma fuori di sé. Invece se uno fa solo una riforma fuori di sé e trascura la riforma interiore, ci riesce con molta fatica perché quello che, ripeto, dentro è alterato e non è in qualche modo armonico, prima o poi ci porterà ad essere aggressivi, ci porterà a essere arroganti, ci porterà a essere egoisti, chiusi, freddi e quindi questo poi si spargerà come un virus. Un virus psichico che quindi poi gli altri seguiranno il nostro esempio e quindi come gruppo falliremo di nuovo. Come d'altra parte succede un po' in tutte le società dopo che c'è una grande guerra o una grande tragedia, no? All'inizio tutti cooperano, tutti, no? Sono insieme a tutti e poi piano piano ognuno si incomincia a isolare di nuovo. Ecco, Sì. per cui io penso che bisogna raccogliere, secondo me, questo segnale importantissimo. L'uomo deve assolutamente recuperare il rapporto con se stesso. Solo se riformiamo la nostra coscienza, il nostro io, allora possiamo riformare il mondo. Se tentiamo di riformare il mondo senza riformare la coscienza, è già una buona cosa, perché comunque cerchiamo di riformare positivamente il mondo, ma è facile che non ci riusciamo, perché non siamo in grado di garantire diciamo un atteggiamento etico, rispettoso, perché non siamo padroni di noi stessi e quindi non siamo padroni delle reazioni e delle azioni che potremmo fare sotto stress o sotto spinte, diciamo, incontrastabili, magari proprio per un'emergenza come questa o come un'altra che potrebbe venire più in là. Ecco, per cui non, questo discorso secondo me è importantissimo, Massimo.
Assolutamente sì, quindi per chiudere il cerchio, no, del discorso emerge allora che sarebbe importante realizzare un lavoro, diciamo, interiore dell'uomo, che non è la meditazione. Ecco, come ultimo punto, se puoi spiegare un po' anche la differenza tra un lavoro interiore e una meditazione, che non è la stessa cosa, se non sbaglio, chiedo. Ma allora, diciamo che il termine più antico, il significato più antico della parola meditazione è un lavoro interiore, un'unità profonda con se stessi e con tutto il creato. Solo che oggi, nella società moderna e nel New Age, il concetto di meditazione standard è che io praticamente mi rilasso. Svuoto la mente dai pensieri, entro in uno stato di tranquillità e momentaneamente tutti i casini e i problemi della vita si sciolgono. Ecco, poi man mano in questo stato osservo, vedo delle parti di me, scopro delle cose, ma poi avrò bisogno di molto più tempo affinché questo possa accadere. Di solito, ecco, per meditazione standard si intende questo. Poi, ovviamente, invece, la vera meditazione è un concetto molto più ampio ed è di per sé, per diciamo, pratiche millenarie, veramente una riforma interiore completa, a cui non manca nulla. Ecco, parlando di percorsi millenari, di autoconoscenza. Ecco, però, ecco, la meditazione standard di solito è una forma di rilassamento, addirittura senza nemmeno il confronto con se stessi, e addirittura. In certi casi può deformarsi, quindi questo non è per parlare male di persone o di percorsi, è per dire che a volte ci possono essere, come tutte le cose, delle alterazioni che mutano il concetto, diciamo, originario di meditazione, e quindi magari alcune persone utilizzano senza volere, in buona fede, la meditazione, ma questo magari ti porta più fuori dalla realtà, invece che più dentro. E quindi è come se praticamente tu ti calmi come un anestetizzante, però poi non agisci nella realtà, non fai opere, non porti il cambiamento, rimani sostanzialmente in una sorta di spiritualismo di salotto, dove è tutto perfetto, è tutto uno, va tutto bene, anche questo è volontà, però in realtà non corrisponde a niente di quello che tu vivi dentro. Magari la tua vita familiare è ancora un casino, hai problemi in 3.000 aspetti della vita, quindi no, non è vero che tu vivi quell'unità o quella pace, è soltanto, diciamo, come posso dire, un palliativo momentaneo. Questa è ovviamente una degenerazione del concetto originario di meditazione che a volte prende piede, però perlomeno per alcune persone almeno le fa stare un pochino meglio, perché magari hanno sofferto tanto e perlomeno così hanno un attimo di tregua. Però ecco, poi alla fine, se uno continua così all'infinito, ha comunque degli aspetti deleteri. Ecco, il concetto, diciamo, standard oggi nella pratica. Il lavoro interiore non ha nulla a che vedere con tutto ciò. Il lavoro interiore è stimolare nella vita quotidiana l'apertura di coscienze. Quindi man mano tu che nel vivere incominci ad accorgerti di quello che accade dentro di te e non è che ti allontani dal vivere. È nel vivere stesso che tu piano piano noti degli aspetti interiori di cui poi impari a prenderti cura e quindi si introduce il concetto del prendersi cura di quello che accade dentro, un po' come quando uno si prende cura dei bisogni fisiologici del corpo o anche altri bisogni. Noi sappiamo tutti, quando noi abbiamo bisogno un attimo di andare in bagno oppure di prenderci cura delle persone che amiamo perché magari hanno, come posso dire, bisogno, tipo un figlio ha bisogno di fare un controllo al ginocchio, noi lo portiamo subito, mica diciamo vabbè, mo lo facciamo fra 3 mesi perché adesso devo lavorare. Oppure, se uno ha bisogno fisiologico, non è che aspetta 4 giorni per andare in bagno. Ecco, quindi il prendersi cura dell'interiorità deve far parte, secondo me, della vita quotidiana e non implica un allontanamento dalla vita quotidiana. Al contrario, poi, nella vita quotidiana, quando io imparo a prendermi cura, e prendermi cura non, ripeto, non mi allontana dall'azione, dall'operato di vita, al contrario, mi permette di agire in modo molto più equilibrato e in contatto con me stesso. E quindi questo poi ha benefici per il singolo
per il piccolo nucleo che può essere la famiglia, e poi anche proprio per tutta la società, quindi per una comunità molto più ampia. Quindi, ma questo, ripeto Massimo, è poi, se vuoi vivere in unità con se stessi, è il concetto primordiale della meditazione. Oggi, diciamo, certe pratiche magari sono state riportate in Occidente, depotenziate rispetto, diciamo, alla pratica originaria, perlomeno per essere però recepite in modo plausibile dalle persone. E quindi magari poi, se tu vuoi conoscere tutto quello che è un vero percorso, devi fare un'indagine, una ricerca molto più profonda, allora scopri che il concetto originario di meditazione in fondo era proprio unità col tutto, e quindi era proprio anche azione etica, azione di compassione e di sostegno al prossimo, che è la base di ogni vero lavoro completo su se stessi. Ecco, io oggi uso il termine lavoro interiore perché mette a fuoco meglio l'aspetto proprio della quotidianità, dell'essere presenti alla vita, fare le opere, e nel fare le opere però anche essere nella qualità, quindi esserci col cuore, esserci con la presenza e non, come posso dire, come un automa, quindi portare consapevolezza nell'azione, anche proprio nell'azione amorevole, che è lo scopo di vita, no? Che tutti abbiamo, che tutti dovremmo avere. Certo, certissimo. Io intanto ricordo a chi ci ascolta, questo è spazio aperto speciale a Radio Science 2222, in collegamento telefonico da Roma abbiamo Gaetano Perdulari, ricercatore amico dell'uomo. Ecco Gaetano, abbiamo ascoltato molto bene tutto questo filone informativo e di approfondimento, quindi la prossima volta potremo proprio parlare di questo lavoro interiore in maniera un po' più, come dire, specifica, e altresì anche della tua esperienza, quindi lì possiamo collegarci anche, che tu prima l'hai accennato, al lavoro, alla presenza extraterrestre praticamente. Ecco, ci sono tante prove in effetti che documentano questa realtà, che per noi è sempre stato motivo anche di approfondimento, anche lo è tuttora, anche grazie a ricercatori molto importanti, ecco, che abbiamo intervistato da diversi anni, dagli anni 90 fino ad oggi. Ecco, quindi questo assolutamente. Quindi, come hai sentito, io ti ho già prenotato per due trasmissioni future. Ecco, so che non mi dirai di no. No, con molto piacere. Con molto piacere cercherò di fare del mio meglio per condividere con voi, con te, con tutto il pubblico. Certo, benissimo. Io ti ringrazio moltissimo di questa collaborazione, di queste spiegazioni. È stata un'ora che è volata, quasi un'ora scarsa, ma è volata, perché insomma sono tutte informazioni che io definisco preziose. Ti auguro un buon lavoro e quindi un risentirci a presto, Gaetano. Grazie, grazie. Grazie a voi, grazie per avermi, insomma, coinvolto in questa bella intervista. Buon tutto a voi che ascoltate, pubblico, e un abbraccio affettuoso. Grazie, grazie infinite a Gaetano Pedulaco, ti ringrazio anche il nostro regista, nonché editore di Radio Science, Rosario Moreno. Quindi stacchiamo pure il collegamento con Roma. Lo riavremo presto, quindi, Gaetano Pedulà, nel nostro consueto settimanale radiofonico Spazio Aperto, che va in onda ogni lunedì alle 21.30. Questa sera siamo lo stesso in onda perché appunto sono le edizioni speciali dedicate a questa situazione che si è venuta a creare in tutto il mondo del Covid-19, e una spiegazione come quella che avete sentito di Gaetano ci voleva, una spiegazione molto importante, ci fa riflettere anche proprio all'interno delle nostre, dei nostri nuclei familiari, all'interno di noi stessi. Ieri sera abbiamo fatto una spiegazione più a carattere, diciamo così, di politica estera, molto importante, con Giulietto Chiesa. Io, prima di congedarmi da voi, vi do un'ultima notizia, perché c'è Conte che ha detto non siamo nella condizione di alleviare i disagi e quindi saranno prorogate le misure di contenimento fino al 13 aprile. Così il Premier Conte: invito tutti a rispettare le regole di contenimento sociale, non possiamo permetterci di ricominciare da capo, ha sottolineato. Prosegue Conte: vi chiedo un ulteriore sforzo, lo so, non è facile, soprattutto con l'arrivo della solenne Pasqua, ma non posso dire quando si allenteranno le misure
Arriveremo alla fase 2, che sarà la convivenza con il virus, e la terza fase, l'uscita dall'emergenza. Speriamo, io dico, di arrivare direttamente all'uscita dell'emergenza, perché convivere, è bene, insomma, non metterlo sotto gamba questo virus, questo coronavirus. 22:25, io non mi resta che congedarmi da voi, gentili ascoltatori. Grazie ancora alla regia centrale, a Rosario Moreno, che grazie a lui siamo andati in onda. Ora i nostri programmi del network proseguiranno a diffusione regionale. Da Massimo Bonelli in studio, grazie per la vostra cortese attenzione. Abbiamo trasmesso Spazio Aperto, a cura della testata giornalistica Pianeta Oggi TV.